Allora ragazzi, parliamo di spinning leggero su mangianza, quindi parliamo di prede che vanno mediamente da 1 a 3 kg, mangianze che nel Mar Ligure si trovano a 1, 2, 3 miglia dalla costa, su batimetriche generalmente fra i 50 e i 150 metri di profondità. Riusciamo a insidiare prede che vanno dal classico tombarello al piccolo rosso, alla lampuga, al piccolo alletterato, alla palamitta e similari. Quindi andremo a cercarci le nostre mangianze, in che modo? Canna. Io prediligo una canna abbastanza lunga, questa è una 2,70 m. È una versione saltwater, quindi un po' più robusta, con anelli doppio ponte. Si possono anche usare canne 2,40 m, 2,10 m, sotto direi di no perché poi si perde in capacità di lancio. Questa è una grammatura 20-60, quindi mediamente pesante, ma perché? Perché comunque in mangianza possono anche capitare pesci, soprattutto palamite, di dimensioni anche considerevoli, anche oltre i 5 kg, per cui meglio non farsi trovare impreparato senza però rinunciare al divertimento del classico pesce da 1-2 kg. Mulinello, io utilizzo mulinelli abbastanza piccoli, taglia 5.000 o 4.000, imbobinati con circa 250 metri di multifibra che può oscillare tra le 20 e le 30 libbre. Questo è un filo che permette, abbastanza leggero, che permette quindi lanci mediamente lunghi, senza però rinunciare a una discreta robustezza. Sul nostro multifibra dal mulinello andiamo a legare uno spezzone di fluorocarbon mediante un nodo. Io utilizzo il nodo doppio uni bloccato verso l'artificiale con un lock, giusto per proteggere il nodo dal passaggio negli anelli. Quindi uno spezzone di fluorocarbon che può oscillare mediamente fra il 30 e il 40, si può scendere anche al 20-25 o si può salire anche fino al 50 a seconda delle prede insidiate. Lego al terminale uno snap, un piccolo moschettone, questo è tarato per una trentina di chili di carico di rottura, legato mediante un nodo che si chiama nodo tubicino, che permette tramite il doppio passaggio una buona tenuta, una buona robustezza e una discreta facilità. Ok, artificiali. Ce ne sono di vario genere, questo è il mio classico. Qui parliamo di un artificiale da 25 grammi, montato su un amo doppio in coda verso l'alto. Come vedete è molto vissuto, qualche pesciolino l'ha preso. E come questo ce ne sono molti altri, di molte colorazioni, di molti tipi. Ora, nelle nostre zone, questo è quello che a me dà i migliori risultati, ma non è detto. Quali abbiamo? Allora, abbiamo altre colorazioni, dimensioni diverse, forme diverse, anche questo qua molto vissuto, vedete, più piccolino. C'è anche questo che addirittura è talmente vissuto che l'ho dovuto completamente ridipingere. Queste sono tutte grammature che oscillano fra i 25 e i 10-15 grammi. Che cosa abbiamo poi qua? Una cosa un pochino più grande, questo è un 35 grammi da me personalizzato e ridipinto, montato con un amo sergent in coda, singolo, un po' più grande a seconda del pesce foraggio. Questo invece è un artificiale ibrido particolare, strano, che però ha dato discreti risultati in passato. Allora, questo è il nostro artificiale Jolly. Questo è un Walking the Dog, 10-12 grammi di peso, lungo 9 cm. È un artificiale particolare che utilizzo molto quando ci sono delle mangianze svogliate che non permettono dunque di far arrivare il pesce e farlo attaccare in superficie sui classici jig. Questo è un artificiale galleggiante che sta in superficie e che è recuperato a seconda della velocità e della tipologia di recupero, fa delle curve più o meno ampie, dei saltelli e si muove in modo molto attirante. Serve proprio per richiamare in superficie il predatore e distigarlo all'attacco.
Ok ragazzi, i gabbiani sono qua che svolazzano, li vedo, le mangianze ci sono, usciamo dal porto e vediamo cosa si può fare. Eccolo! Ha mollato di nuovo. Oh, che palle, continuano a slamarsi.